Sconfitta amara per il Civiverghe che cade contro lo Spitaletto per 4-2, nonostante una buona prima frazione che ha visto due volte avanti i gialloblu, che schierano con un 4-4-1-1 con Gallina tra i pali, Pizzoni, Albini, Gentile e Cestana in difesa, Turlini, Rigamonti, Pasini e Valotti a centrocampo, Lauricella dietro l'unica punta che è Guccione. I ragazzi di Crotti infatti sfruttano la prima occasione della partita con Valotti, che con un cross dalla sinistra trova Guccione che di tapin fa 1-0. I padroni di casa non si abbattono e alla mezz'ora pareggiano, angolo con il contagiri e acrobazia perfetta di Barua con la sfera che si insacca alle spalle di Gallina. Neanche il tempo di esultare per lo Spitaletto, che il Cili è di nuovo avanti, sempre con la coppia Valotti-Guccione. In ripartenza il capitano gialloblu serve il numero 9 che supera Dergal e fa 2-1. Questa volta sono i padroni di casa a non far neanche respirare gli ospiti e 30 secondi dopo pareggiano di nuovo il risultato. Colpo di testa di Dell'Orto all'angolino, imparabile per Gallina che risulta anche in questo caso incolpevole. Nella seconda frazione inizia un'altra partita, gli Orange sono dominatori e in 8 minuti la chiudono. Prima Miglio sfrutta una dormita della difesa del Civiverghe piazzando in solitaria. Poi Barua con un'altra rovesciata e l'aiuto del palo la chiude definitivamente. Le uniche occasioni dei gialloblu arrivano alla mezz'ora. Prima Pasini calcia alto da buona posizione, poi Valotti tenta un tiro a giro che termina fuori di poco. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro chiude le ostilità e consegna la vittoria ai padroni di casa con il Civiverghe che tornerà in campo questa domenica contro il CAS Brescia con fischio d'inizio alle ore 14:30.